Bene, riprendendo con la trappola di Lovecraft, è scritto in collaborazione con Harry Whitehead. Allora, ero rimasto al punto in cui il professor Canevine, dopo che il suo studente Robert Grandison è scomparso, ha la sensazione che il ragazzo non solo sia ancora vivo e vegeto da qualche parte, ma stia cercando di prendere contatto con lui, no? In un modo misterioso. E lo pensa perché è in qualche modo influenzato, suggestionato forse le sue esperienze passate nell'India occidentale, no? Che è poi un dato autobiografico di Whitehead, che effettivamente ha soggiornato nelle Indie occidentali e probabilmente ha avuto esperienze di un particolare tipo a che fare con il voodoo o con la santeria o altre religioni afroamericane. Allora, dunque, alla lunga andai a letto con un'irragionevole ma assoluta convinzione. Ero certo, non so come, che il ragazzo fosse ancora vivo. Che io mi fidassi di una sensazione del genere non sembra strano a chi è al corrente del mio lungo soggiorno nelle Indie occidentali e dei fatti inspiegabili di cui sono stato testimone laggiù. Non sembrerà strana neppure un'altra cosa, cioè che mi addormentassi con il vivo desiderio di stabilire una sorta di contatto mentale con il ragazzo scomparso. Anche gli scienziati più ortodossi affermano, con Freud, Jung e Adler, i tre grandi psicoanalisti, psicoterapeuti dell'inizio della storia della psicoterapia, cioè Freud, fondatore della psicoanalisi, poi i suoi due allievi epigoni che però rielaborarono le sue teorie, no? Jung dando una differente interpretazione dell'inconscio, che però si dimostra ancora meno scientifica di quelle di Freud, e Adler ancora peggio, no? Cioè no, ancora peggio no, ma comunque sempre altre teorie altrettanto infondate, no? Perché la psicoanalisi è sempre, cioè adesso forse è diverso, ma è sempre sconfinato con la filosofia, no? Di conseguenza, Freud, Jung e Adler e tanti altri in seguito, come dire, hanno sempre sconfinato, in campi che sono più consoni alla metafisica, no? Infatti si sono lasciati influenzare dal pensiero di diversi, filosofi, cioè, per esempio, Freud alla fine aveva, secondo me, subiva l'influenza di Schopenhauer per certi aspetti. Jung, lasciamo perdere perché lì era proprio un caso estremo, Jung sguazzava nel paranormale, letteralmente, nel misticismo, e penso che adesso le sue teorie sono molto poco seguite proprio perché sconfinano nel misticismo pure semplice, certe sue idee, per esempio, quelle sui tipi psicologici, soprattutto l'inconscio collettivo, che vabbè, è sempre un'ipotesi anche affascinante, l'idea di un inconscio collettivo è un termine che poi è stato usato anche da altri autori, anche da altri filosofi, cioè da certi filosofi come Emanuele Severino, l'idea di un inconscio collettivo, cioè di pensieri che pensiamo tutti quanti inconsciamente, perché la nostra natura umana, il nostro contesto sociologico, culturale, a condizionarci, no? Qui perché vengono citati? Perché a quel tempo Freud, Adler e Jung erano ancora attuali, contemporanei, viventi, influenzavano molto la cultura del tempo. Oggigiorno, cioè, io sinceramente di Freud non sento quasi più parlare. Per
di Jung, se mi capita di sentir parlare, è appunto nelle cose un po' di confine, no? Cioè sconfina nella balengologia, possiamo dire, Adler. Silenzio di tomba, proprio completamente dimenticato. Cioè, diciamo anche che oggigiorno la psicologia, la psicoanalisi, la psicoterapia non sembrano dare dalla maggiore come interesse specifico della cultura, no? La malattia mentale, i disturbi mentali, ma anche la paranormalità è passata di moda. Non è uno strano oblio su cui varrebbe la pena indagare, no? Perché cioè, in quegli anni la psicologia era dibattuta e è oggetto di interesse da parte di molti. Oggigiorno, anche a livello di YouTube, video di psicologia ce ne sono gran pochi, mi sembra. Non so, potrei fare una ricerca. A questo punto mi è venuta la mosca, cioè la pulce nell'orecchio e la mosca al naso, perché la cosa mi fa anche un po' arrabbiare, perché non si capisce perché. Probabilmente il fatto che abbiano successo così tanti ciarlatani oggi è dovuto anche al fatto proprio che non ci si interessa più di psicologia, no? Ecco, non ci si interessa più ai temi appunto della suggestione mentale. E allora chi crea suggestioni mentali lo fa da padrone. Comunque, qui appunto vengono citati perché il tema dell'inconscio a quel tempo, mentre oggi sembra essere dimenticato, a quel tempo era molto sentito. Dunque, affermano con Freud, Jung e Adler che durante il sonno la mente inconscia è particolarmente aperta alle sensazioni provenienti dall'esterno, per quanto sia raro che queste impressioni vengano ricordate integralmente in stato di veglia, no? Cioè capita normalmente che ci si sveglia sapendo di aver sognato qualcosa, ma non si riesce a ricordarsi bene che cosa ha sognato. Magari dopo un po' ti viene fuori appunto, ah, ho sognato questo o quell'altro, ma lo ricordi sempre in modo molto vago, non sei sicuro di aver sognato esattamente quella cosa, o piuttosto poi non riesci a ricordarti la successione delle scene, come sei passato da uno all'altro. Cioè, per esempio, io stanotte ho sognato effettivamente diverse cose, riesco a ricordarmi altre particolari, però non mi ricordo esattamente il contesto in cui mi trovavo, dove mi trovavo, cosa effettivamente stessi facendo là. Ci sono altri particolari che non riesco a ricordarmi. Facendo un altro passo e dando per scontata l'esistenza di forze telepatiche, ne segue che tali forze agiranno con più forza. Ecco qui, non so se voglio sperare che non siano stati gli autori a scrivere queste ridondanze, probabilmente è stato il traduttore, no? Ne segue che tali forze agiranno con più forza. Cioè, se io avessi scritto una cosa del genere, mi vergognerei. Ecco, mi vergognerei proprio. Mi capita a volte di scrivere, quando scrivo, di scrivere queste robe e mi sento un deficiente, dunque, sul dormiente. Dunque, nell'ipotesi che Robert mi inviasse un messaggio, lo avrei ricevuto nel sonno profondo. Ovviamente, svegliandomi, avrei potuto dimenticarlo. Ma la mia capacità di trattenere questi fenomeni è stata acuita da vari tipi. Di vari tipi di disciplina mentale apprese negli angoli misteriosi del mondo. Ecco, noi vediamo un'altra differenza rispetto all'Lovecraft comune, no? Che il protagonista non sta cercando di respingere le ipotesi paranormali, anzi, gli va incontro allegramente, no? Cioè, crede che effettivamente sta succedendo qualcosa di paranormale,
ha la sensazione che Robert sta cercando di mandargli dei messaggi telepatici, dice: presto, presto, andiamo a dormire, vediamo di sognare, probabilmente mi comparirà Robert in sogno e mi dirà che cosa è successo, no? E addirittura fa delle speculazioni, appunto sull'inconscio, la forza dell'inconscio, e poi dice: la mia capacità di trattenere questi fenomeni è stata acuita da vari tipi di disciplina mentale presi negli angoli misteriosi del mondo. Cioè, magari è stato dai monaci tibetani dove ha imparato appunto a usare tecniche di concentrazione mentale per stimolare le facoltà paranormali o robe di questo tipo. Sotto questo punto di vista è l'esatto opposto dell'atteggiamento mentale che hanno i personaggi di Lovecraft, no? Che sono razionalisti tutti d'un pezzo, che si trovano di fronte a qualcosa di paranormale e si affannano a cercare spiegazioni, ad attaccarsi, ad aggrapparsi a spiegazioni di tipo razionale, scientifico, e dire è stata tutta una suggestione, siamo condizionati dalle dicerie popolari, da quello che c'è scritto in quel libro, ma cerchiamo una spiegazione razionale. No, invece questo è completamente diverso. Si vede che la personalità di Whitehead, che invece era diversa da quella di Lovecraft, aveva più la passione per il paranormale, evidentemente, ha preso il sopravvento su quella di Lovecraft, no? Che tra l'altro Lovecraft aveva una sua tesi particolare sulla letteratura horror. Dice: è più riuscita quella di quegli scrittori che non credono nel paranormale, o non, cioè meglio, che non credono nel soprannaturale, no? Cioè quelli scettici, atei, materialisti, no? Che scrivono racconti dell'orrore e già lì dimostrano di avere un materialismo vacillante, no? Perché un razionalismo vacillante, perché il solo fatto che si interessino di scrivere queste cose significa che hanno dei problemi, no? Come li aveva Lovecraft, che era perennemente in conflitto fra due anime diverse, no? Quindi in questo caso proprio ha ceduto il posto a White, cioè gli ha lasciato che fosse lui a sviluppare la trama, ecco, e spero però che gli abbia controllato lo stile, perché qua non so, io ho visto diverse altre ridondanze, mi sono detto è lo scrittore, o meglio gli scrittori. Lovecraft non usava queste ridondanze, no? Queste ripetizioni che sappiamo bene, cioè ce le dicevano anche i professori quando facevamo i temi, non ripetere le stesse parole, ecco, perché suona male. E invece qui le ritroviamo, dico, spero che sia traduttore, ma mi viene il sospetto che fosse proprio Whitehead. Dunque, credo di essermi addormentato subito, e a giudicare dalla vividezza dei sogni e dall'assenza di risvegli intermedi, deve essersi trattato di un sonno molto profondo. Quando mi svegliai erano le 6:45 e nella mia mente fluttuavano ancora certe sensazioni che riconobbi come frutto dell'attività mentale notturna. L'immagine dominante era quella di Robert Grandison, stranamente trasformato in un ragazzo di un brutto colore fra il blu e il verdastro. Robert che cercava disperatamente di comunicare con me per mezzo delle parole, ma che trovava una difficoltà insormontabile nel farlo. Un muro, una bizzarra divisione spaziale pareva dividerci, un misterioso e invisibile muro che lasciava entrambi sorpresi. Avevo visto Robert attraverso quella che sembrava una certa distanza, eppure stranamente era come se si trovasse a un passo da me. No, e già questo fa intuire qualcosa, il fatto che il ragazzo appare con un brutto colore blu e verdastro. Se uno conosce qualcosa della sintesi additiva e sottrattiva, la sintesi dei colori e di come appaiono i colori al negativo, nei negativi delle fotografie, può già avere intuito qualcosa, no? E il fatto anche poi che Canevine abbia la sensazione, cioè
che gli parli da una lontanissima distanza e nello stesso tempo che sia lì, accanto a lui, no? Cioè una sensazione contraddittoria, spazialmente contraddittoria, come appunto può dare l'idea di un universo parallelo. Ecco, e qui devo chiudere. Arrivederci.